Cinesini, casacche, grazie. Ok. Grazie, perché questo è sempre un momento bello, però anche da un certo punto di vista diciamo triste, perché abbiamo passato una settimana con dei ragazzi, quindi ci siamo divertiti molto tutti. Dobbiamo sempre ringraziarvi della fiducia che avete nella nostra associazione. Oggi Marco non c'è perché ha dovuto accompagnare via un nostro collega che è al treno tra poco e vi porge il suo saluto anche lui. Io devo sempre ringraziare i nostri collaboratori che si mettono a disposizione con la loro esperienza, con la loro passione, con la loro dedizione e con il loro tempo che portano via per altre cose, che ci danno una mano a far sì che il divertimento, prima di tutto, che viene dato a loro sia costante. Abbiano un ricordo, come ha detto ieri Stefano, ricordo dell'amicizia e del momento. Non di quello che hanno fatto in campo, ma di quello che hanno avuto fuori dal campo, che penso sia la cosa più importante che loro ricorderanno di questo evento, perché sono create delle amicizie, sono create delle situazioni veramente, veramente belle e spontanee. Noi dobbiamo ringraziarvi veramente della fiducia che avete in noi, perché è quello che ci dà anche la possibilità di voler continuare a fare questa cosa qua. E a nome di tutto lo staff vi ringraziamo veramente, perché vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Per qualcosa di buono speriamo che ve lo portate a casa, che se lo portino a casa veramente loro, con il sorriso e con la voglia di tornare a fare questa esperienza qua.
un ringraziamento noi dobbiamo fare sempre a questa struttura che ci dà la possibilità di venire, anche se ogni tanto qualche problemino ve lo creiamo. Però sempre colpa di Bazzani, non possiamo farci niente, perché purtroppo l'abbiamo assoldato. Non riusciamo a dire. Lui sei l'unico che non manda la torta.